Salve a tutti, ci troviamo con Vincenzo Amendola, il presidente della Vigor 1919. Buonasera, innanzitutto Vincenzo. Buonasera. Volevo aprire questa intervista. 3 anni fa è cominciato questo cammino, no, della Vigor 1919, la cosiddetta squadra dei tifosi. Tre anni fa, quando insomma, quando sei uscito, siete usciti, no, col tuo gruppo alla ribalta, la gente dice questo è un pazzo, è un folle. Ora, a distanza di 3 anni, cosa ti senti dire? Buonasera. Sì, effettivamente è vero. Quando siamo nati, tra virgolette, nel 2017, siamo partiti ovviamente da zero, ma con tanta voglia e tanto entusiasmo. La grande forza è arrivata appunto dalla gente, dai tifosi, perché il progetto è nato da un discorso ad ampio raggio fatto con la tifoseria, con gli appassionati. Non è stato un progetto nato così all'idea di poche persone che si sono messe, hanno deciso di fare una nuova squadra. Quindi il legame con la tifoseria, con la nostra storia, con quello che siamo, ci ha dato molta forza e molta spinta, soprattutto all'inizio. In 3 anni, adesso ci avviamo all'inizio della terza stagione, direi che abbiamo fatto tantissima strada. E sicuramente partivamo come degli inesperti, non avevamo mai fatto calcio nella nostra vita se non i tifosi, quindi non sapevamo nulla di come si poteva gestire una squadra di calcio. Se in 2 stagioni abbiamo fatto, siamo partiti dalla terza e oggi ci stiamo apprestando ad iniziare il campionato di prima categoria, forse qualcosa l'abbiamo imparata, l'abbiamo fatta subito. È un po' di sale in zucca, credo che ce l'abbiamo un po' tutti per fare calcio. Non dico che siamo grandi esperti, però penso che il fatto nostro lo sappiamo e lo stiamo dimostrando. Ieri è stata una giornata importante per la società, perché praticamente ha avuto il placet, diciamo, no? L'ok per utilizzare il logo che era della Vigor Lamezia. Certo. Che sensazione è stata? E come mai l'idea di fare questa cosa? Allora, diciamo che questa idea è un'idea che non è nata nel recente, è un'idea un pochettino che si discuteva anche tra di noi, perché ovviamente noi siamo legati. Cioè, poi il calcio è fatto anche di simboli, è fatto di simbologia, quindi l'identità di quel logo per noi è fondamentale, era fondamentale ed è fondamentale. Quindi è un qualcosa di cui si discuteva tra di noi da diverso tempo. E devo essere sincero, con il presidente della Vigor Lamezia SRL, che sappiamo tutti, non è affiliata, cioè non disputa campionati di calcio dal 2017, però è una società attiva, non è una società morta. Con il presidente Giancarlo Butera si è parlato di questa cosa. Devo dire che Giancarlo, permetto di chiamarlo Giancarlo perché lo conosco come persona prima e ho profondo rispetto per Giancarlo. Apro una piccola parentesi e la chiudo. Io personalmente sono stato uno dei primi a contestare anche Giancarlo Butera, presidente della Vigor Lamezia SRL, perché è un momento storico, per quello che è successo, per come stavano andando le cose. Però mi sento di dire una cosa, mi sento di dirlo. Giancarlo ha avuto il coraggio di restare in sella fino alla fine e, conoscendolo come persona, ha dato tutto per poter salvare quella Vigor Lamezia SRL, quella storia. Le cose poi sono andate diversamente, forse è rimasto solo, forse la città, forse l'imprenditoria lametina lo ha... Poteva rispondere in modo diverso, questo non è stato e purtroppo sappiamo tutti come è andato a finire. Però Giancarlo Butera è sempre stato dalla parte dei tifosi, ha sempre riconosciuto la tifoseria come proprietaria della Vigor. Cioè, la Vigor non è una partita IVA, una matricola, un soggetto. La Vigor è un modo di essere, un modo di vivere, un modo di pensare, di ragionare.
La dirigenza va, però i tifosi sono quelli tifosi, che restano. E quindi possono cambiare le partite, possono cambiare le matricole, però la vigor è un qualcosa che non si riesce neanche a descrivere, è di proprietà di chi l'ama, è di proprietà dei tifosi. Ed è per questo che quando gli abbiamo chiesto, gli ho chiesto, Giancarlo, noi vogliamo l'utilizzo del logo storico della vigor, devo dire che non ci ha pensato un attimo, ha detto cosa dobbiamo fare, abbiamo preparato il contratto, il contratto l'abbiamo firmato e da ieri siamo utilizzatori e possessori in pieno di quel logo che ha calcato campi importanti anche di Lega Pro. Ok, un'ultima cosa, un appello ai tifosi. Guarda, io l'ho detto anche quando eravamo in terza categoria, io penso che i tifosi non hanno mai bisogno di appelli, cioè di dire venite, non di inviti. Chi è tifoso e segue la vigor a prescindere, cioè sicuramente non sarà un mio seguiteci che invoglierà più gente a venire allo stadio e a seguire la vigor. E credo piuttosto che i tifosi seguono un certo modo di ragionare, un certo modo di fare calcio, un certo modo soprattutto di vedere la vigor. Ai tifosi, con i tifosi bisogna essere chiari, bisogna essere leali soprattutto, bisogna fare le cose in modo trasparente. Ed è su questo che si basa il nostro progetto. Noi abbiamo lanciato quest'anno la campagna Azionato Popolare, ma di fatto l'Azionato Popolare lo stiamo facendo da quando siamo nati, perché il nostro dialogo continua con i tifosi, con la gente, il cercare di coinvolgere quanto più possibile tutta la tifoseria nelle nostre scelte, nelle nostre decisioni, in ciò che riguarda la vita della vigor, diciamo che è un qualcosa che ci sta contraddistinguendo fin dall'inizio. Quest'anno abbiamo fatto questa campagna socio-sostenitore Azionato Popolare, cioè in modo tale che chi volesse in modo più attivo ancora rendersi partecipe della vita della vigor si può tesserare sottoscrivendo la tessera socio ordinario e di diritto diventa socio della vigor, quindi può partecipare alle assemblee, diritto di voto e via discorrendo. È simbolico, perché già lo stiamo facendo, però è un contributo che si dà al progetto. È un modo per legittimare l'appartenenza, diciamo, a questo, sì, a questo gruppo, a questo progetto. A questo progetto. Abbiamo tantissime cose in cantiere, ce la stiamo già preparando la presentazione della squadra che dovrebbe avvenire, lo anticipo, in centro alla Lamezia, dovrebbe essere, se tutto va bene, il 23 di agosto e poi prima dell'inizio del campionato, lo dico perché abbiamo già l'ok delle altre squadre, ci sarà anche il secondo trofeo Baccari. Benissimo. Aspettiamo qualche formalità per ufficializzare un pochettino la cosa. Quindi due scoop in anteprima. Sì. Grazie. Grazie a voi.